Agnoni, lei è il presidente della Fondazione Roffredo Caetani. Ci vuole parlare dell'obiettivo principale di questa fondazione? L'obiettivo principale della fondazione, quando è stata costituita da Aurelio Caetani, è quello di mantenere e valorizzare i beni che lei ha lasciato alla fondazione e che sono essenzialmente il giardino di ninfe e il castello di Sermoneta, insieme ad altre cose minori, e a promuovere e portare avanti le iniziative che la sua famiglia aveva sempre portato. E quindi la maggior parte della nostra attività è volta a mantenere e a tenere in buone condizioni e a migliorare, a restaurare e a far visitare da più persone possibili questi due beni e a fare delle iniziative culturali di valorizzazione sia di questi beni, degli archivi e anche delle iniziative nuove, diciamo, nello spirito che è stato sempre dei Caetani. Allora, quando io ho conosciuto Stanislao, sono stato felicissimo e mi sono battuto immediatamente perché il Giardino di Ninfa e i luoghi dei Caetani in generale fossero un parco letterario. E questo perché sia per mia formazione, io sono un architetto, e sia per l'impegno che avevo già nella fondazione, questo coniugare l'ambiente, i beni culturali e la letteratura era un elemento per me fondamentale. In più, occupandomi del giardino di Ninfa, questo è ancora più vero, perché, come dire, il giardino di Ninfa è stato un luogo dedicato a questo ben prima che esistessero i parchi letterari. Perché Marguerite Chapin, alla quale è dedicato il parco letterario, che era la moglie di Roffredo Caetani, quindi Marguerite Chapin è stata una grande mecenate della letteratura, sia quando durante il fascismo stava in Francia con la rivista Commerce, e sia poi tornata in Italia con la rivista Botteghe Oscure, in cui hanno diretto da Giorgio Bassani e in cui hanno scritto tutti i più grandi scrittori e poeti italiani, anche esordienti, italiani e stranieri, che venivano spessissimo ospiti di Ninfa, della villa di Ninfa e del giardino, e lì si sono ispirati. Quindi diciamo che era un luogo che era proprio l'ideale, non a caso abbiamo trovato subito questa sinergia. E abbiamo preferito con Stanislao non dedicare il giardino come parco letterario a un poeta, a uno scrittore, ma proprio a lei, questa grandissima mecenate che purtroppo è conosciuta solo nell'ambiente letterario e non più in generale come sarebbe opportuno. Giardino di Ninfa nel 2020, che sta per concludersi, ha compiuto un secolo di vita. Ecco, ci può fare un resoconto di quest'anno, anche se è stato un anno purtroppo funestato da varie chiusure dovute al lockdown? sì. Diciamo che nell'anno del centenario, purtroppo il giardino ha vissuto forse l'anno più brutto della sua vita, però devo dire più brutto rispetto alla possibilità di visitarlo, non più brutto per il suo stato, perché questo luogo che dalla fine del 1200 ha visto delle distruzioni, ne ha visti di tutti i colori, quindi non si è sicuramente fatto mettere paura da questo. È stato più rigoglioso, più bello e più fiorito di quanto non sia stato negli anni passati. Però quando il 23 marzo abbiamo riaperto, il giardino era in condizioni splendide perché era stato tanti mesi senza essere calpestato, come dire, gli animali si erano riprodotti molto di più, insomma, era stato da solo. E siamo stati subito, come dire, travolti dall'entusiasmo delle persone che non vedevano. Tant'è vero che pur avendo aperto, ripeto, dopo che era passata tutta la primavera, quest'anno abbiamo avuto 72.000 visitatori. E diciamo che come cittadini normali ne sono venuti addirittura di più degli anni prima. Questo è stato un bene doppiamente. Da una parte perché, come dire, la fondazione vive dal punto di vista economico dei contributi che lasciano i visitatori e due perché credo che abbiamo, come dire, aiutato le persone in un momento così difficile, insomma,
visitare il giardino e passare un'ora, un'ora e mezza lì nel giardino, come tutti hanno detto, era anche un modo per uscire fuori da questo momento buio. Senta, Ninfa vuole essere un luogo di ispirazione per artisti. Ecco, quest'anno c'è stato anche il maestro Bollani. Ci racconta qualcosa di questa esperienza? Sì, maestro Bollani è venuto a visitare il giardino, come tutti. Mi pare che fosse il 2 giugno. E mi ricordo che all'uscita io gli dissi, maestro, gli dissi, poi noi abbiamo questo bellissimo pianoforte di Franz Liszt che regalò a Roffredo Gaetani, che è nel salone del Municipio di Ninfa, che ovviamente quando ci sono le visite è chiuso, e gli dissi, peccato, sarà per un'altra volta. La sera mi chiamò la sua segretaria e mi disse, ma siccome il maestro è rimasto a dormire in zona, potrebbe tornare domani mattina. E io dissi sì, senz'altro, e la mattina dopo andai a salutarlo e gli feci fare un giro e anche andammo nel municipio e suonò questo pianoforte, ripeto, appartenuto a Franz Liszt, che poi regalato a Roffredo Gaetani, che era suo figlioccio. Poi mentre uscivamo lui mi chiese insomma di queste cose che lui sapeva dei poeti, anche dei musicisti che si erano ispirati lì, e mi disse, mi piacerebbe. Io dissi, non c'è problema, è venuto lì, nostro ospite, in una residenza che abbiamo lì a Ninfa, e lui è stato quasi un mese, e ha composto, ha scritto delle cose, ma è stato molto felice. Ecco, questo è quello su cui io voglio lavorare, cioè ridare al giardino il ruolo non solo di luogo da visitare per star bene, ma di luogo che aiuta a produrre arte, cultura, nella scrittura, nella musica, nella pittura, insomma, in tutte le arti. Come è stato? Perché la famiglia Gaetani è stata una famiglia che ha sempre ospitato grandi artisti. Tanto due iniziative che mi dispiace molto di non aver potuto fare quest'anno e che faremo l'anno prossimo. La prima è quella a cui ho accennato, di questa scuola di scrittura con Alessandro Baricco e la scuola Holden che lui ha, e spero di, no, spero sicuramente, almeno che non avvenga chissà che cosa, faremo il prossimo anno. E un'altra iniziativa che dovevamo fare quest'anno, che abbiamo rinviato all'anno prossimo, era un convegno internazionale sulla figura di Lucrezia Borgia. Allora, il parco letterario dedicato alla memoria di Marguerite Chopin e i luoghi dei Caetani, di cui lei è il direttore artistico, che luogo si propone di essere? Ma è uno spazio a metà tra il reale e l'irreale, è uno spazio metafisico, ma non perché ha l'impalpabilità del metafisico, perché il giardino di Ninfa ha un che di assolutamente pertinente a una dimensione metafisica, e noi abbiamo giocato e costruito uno spazio proprio in questa direzione, nel senso che curiosamente l'operazione letteraria di Margaret Chapin un'operazione che sembra in qualche modo richiamare l'operazione che tutta la famiglia Caetani ha fatto con il giardino, cioè in un luogo piccolo, un luogo nascosto in qualche modo, isolato per tantissimi secoli, piantare rarità, molto spesso rarità che arrivavano da tutto il mondo, per lasciare poi, così come è stato praticamente fatto con una donazione ad una fondazione, lasciare ai posteri un patrimonio di bellezza, patrimonio di poesia in qualche modo, di autori che poi in moltissimi casi fanno parte del panorama più importante della letteratura mondiale del secondo Novecento, a cavallo tra la prima e la seconda metà del Novecento, dagli italiani, da Montale a Bassani stesso, a Pasolini, a Bertolucci, a Landolfi, a tantissime, alcune rarità, Anna Banti. Per i 100 anni del Giardino di Ninfa c'è stata una programmazione molto particolare e ci sono stati due tipi di eventi. Il primo, appunto, prende il nome di Flowers ed è legato al parco letterario.
Intanto ci può parlare di questo ciclo di eventi e come l'ha ideato? Un percorso articolato in questo modo, diciamo in qualche modo ciclico. Siamo partiti con un autore, Dylan Thomas, per raccontare la natura di questa iniziativa e quindi la particolarità di un autore così, per certi versi, popolare, che dagli Stati Uniti, dalla Scozia, e poi negli Stati Uniti veniva pubblicato in Italia per la prima volta nel 1951, per raccontare un po' cosa fosse Botteghe Oscure. Poi abbiamo fatto un tragitto, un percorso sulla grande poesia italiana, su alcuni degli autori, Caproni, Pasolini, Saba, Montale, e uno spettacolo live in presenza dentro il giardino. Nonostante questo, abbiamo approfittato della pausa estiva in cui è stato possibile farlo, e lì abbiamo fatto un'operazione ancora diversa. Abbiamo sempre lavorato intorno alla poesia e portato Ariosto e l'Orlando Furioso. È stato molto bello anche dal punto di vista dei numeri, insomma, le visualizzazioni sono state moltissime, la partecipazione è stata davvero, davvero, davvero molto alta. E questo è confortante, perché comunque non sono mai state operazioni belle, interessanti, ma mai molto semplici. Insomma, si parlava di autori importanti e si parlava di arte, di poesia, di teatro, ed è bello che ci sia stato in questo momento questo genere di riscontro. So che anche Matteo Garrone quest'anno ha scelto la vostra splendida location per girare un suo cortometraggio. Ecco, che effetto fa? Il bello è vedere che effetto faccia su persone che scoprono per la prima volta questo posto. È qualche cosa che ci rende forti di pensiero, come questo giardino continui in realtà ad essere un punto di produzione culturale, per il fatto che usavano questo giardino per trovare spazi e momenti dedicati alla creazione e alla produzione artistica. La Chepin è stata una donna molto forte, determinata, illuminata e anche illuminante, come abbiamo detto prima, nella cultura italiana. Ecco, secondo lei possiamo considerarla molto avanti rispetto al tempo in cui visse? Cioè, la sua originalità e lungimiranza in molti casi, fu realmente capita al tempo in cui visse? No, in realtà credo sia stata e sia tuttora abbastanza sottovalutata. La portata dell'operazione era sicuramente un talento dal punto di vista della lungimiranza o della capacità di cogliere attraverso una sua sensibilità in prospettiva l'importanza di quanto le stesse accadendo intorno. Ce lo testimonia non solo l'operazione fatta in Francia, cioè quindi quell'operazione delle due riviste, però lei arrivò giovanissima, a 21 anni, arrivò in Francia, a Parigi, e fu tra una importantissima collezionista di pittori espressionisti, quadri, moltissimi quadri che poi vendette, perché era un amore quello per gli espressionisti che non era condiviso dal marito, Roffredo Gaetani, altra figura molto interessante.